La dipendenza affettiva è un disturbo della sfera emotiva e quando ci accorgiamo di vivere questo disagio, ci accorgiamo di vivere questo disagio quando ci sentiamo troppo legati all'altra persona e quando questa persona è assente, entriamo in confusione e viviamo uno stato di allarme. E diventa impensabile la nostra vita senza l'altro. Ma questo è molto molto pericoloso perché si rischia di vivere relazioni pericolose. Si rischia di trascurare aspetti molto importanti della nostra vita, quindi aspetti come lo studio, come il lavoro, come realizzare la nostra persona. Si rischia di trascurare la nostra famiglia, si rischia di trascurare i nostri amici o tutto ciò che per noi è importante, per dedicarci completamente ad una sola persona. Questo non è amore, ovviamente, ma è un amore malato. E diciamo, ci sembra impossibile di prendere decisioni da soli, ma abbiamo sempre bisogno di un confronto con l'altra persona. Ma in questo modo si perde completamente la propria autostima. E come può una persona amarci se noi non ci amiamo per primi, se noi non abbiamo autostima di noi stessi? Bisogna accettarsi per come si è, anche perché molte volte questo succede alle persone che hanno sofferto nella loro infanzia, in famiglia e hanno vissuto situazioni brutte, spiacevoli. Il segreto è comprendere se stessi, comprendere realmente che noi non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi. Non scegliamo i nostri genitori, non scegliamo i nostri zii, non scegliamo i nostri nonni. E quindi accettare veramente anche le cose brutte che in passato ci sono successe, che hanno cambiato il nostro carattere, che ci hanno reso più duri, che cambieranno sicuramente il nostro futuro, ma non dobbiamo permettere che rovinino la nostra intera vita. Anzi, dobbiamo usare queste esperienze negative come punti di forza. E tutte le persone che abbiamo incontrato nel corso della nostra vita, che ci hanno fatto del male, ci devono venire in aiuto. E come possono venirci in aiuto? Beh, guardandole, ripensando a quello che ci hanno fatto e pensare e volere di non essere mai come loro, ma di essere sicuramente persone migliori. Se noi abbiamo un traguardo, dobbiamo crederci, dobbiamo impegnarci a raggiungerlo, perché tutte le cose che le persone conquistano, le conquistano con grandissimi sacrifici. E quindi, se ce l'hanno fatta gli altri, perché non dobbiamo farcela noi? Amare significa stare bene e se noi non stiamo bene, non siamo felici con una persona, questo non è vero amore, perché amare e stare con una persona deve impreziosire tutta la nostra vita, deve impreziosire le nostre giornate. Ma prima di tutto dobbiamo stare bene con noi stessi affinché gli altri possano veramente apprezzarci per quello che siamo. Perché fidatevi, uno dei primi veri traguardi da raggiungere, uno dei più importanti, è amare prima di tutto se stessi.